Questo video è stato recentemente pubblicato da una donna di nome Lorelei Guns, ma la clip in realtà risale a tanti anni fa. Vediamo la figlia di Lorelei, attualmente adolescente, che si registra mentre gioca con il suo bambolotto. Partiamo dal presupposto che abbiamo tutti avuto a che fare con dei bambolotti quando eravamo piccoli. Molti di noi si divertivano a fingere di essere genitori o di cucinare per loro. Guardando questa bimba potrebbero emergere vecchi ricordi, se non fosse che a un certo punto succede qualcosa di molto inquietante. Y un tenedor. Bueno, ya. Después, los tacitos. Tengo esta tacita, rosita, y esta tacita, como fucsia. In un primo momento la bimba non sembra accorgersi del movimento del bambolotto e del bicchiere che si rovescia. Continua a mostrare i suoi giocattoli alla videocamera quando all'improvviso... Uovo? Sì? La bambola fa un altro movimento. Il braccio si alza lentamente sotto lo sguardo confuso della bimba, per poi ritornare giù con uno scatto. Lei scappa spaventata chiamando la mamma. Non sappiamo se il giocattolo in questione fosse un bambolotto provvisto di pile e in quel momento magari avesse avuto un malfunzionamento. Questo video rimane comunque molto inquietante. Secondo voi, cos'è successo? Cosa ha provocato il movimento di quel bambolotto? È risaputo che i bambini possono essere tanto teneri quanto inquietanti. È anche noto che i bimbi abbiano amici immaginari. Capita spesso che dicano di vedere cose o persone che noi adulti non riusciamo a percepire. Bene, il seguente video è stato postato da Dani Baez su TikTok. Nella clip vediamo la figlia della donna intenta a giocare in salotto con la nonna. All'improvviso, l'attenzione della piccola viene catturata da qualcosa nell'altra stanza. You're so funny. I can't wait until summer gets here so we can go outside and play. I miss Mimi. I miss you too. What? What? Who's coming? Him coming. Who? Him. You see somebody back there? Him. Who? Him. Him? Yeah. Where's he at? Is he in our house? Yeah. Where? Show me. Where's he at? He's right in front of you? Yep. Who is it? A guy. Who's there, mister? What are you doing in our... Where's he at? Dining room? Yeah. Show me him. Go show me him. Give me your hand. Take me to him. This him. Take me to him. Show me. This him. Wait, let me... Show me. Is he right here? Yep. He's in our dining room? Yeah. What are you doing in our dining room, mister? What does he look like? I bug. He's got bug eyes? Yeah. What are you doing in our living room, mister? Get. You go back home. You go back wherever you came from. What's he doing? Come on, you're creeping me out. We're going upstairs. Come on. You're scaring me, Mimi. We're going upstairs. Yeah, you're scaring me, Mimi. We're going upstairs. You are... Come viene descritto dalla bambina, l'uomo misterioso che si trova nella sala da pranzo ha gli occhi da insetto. Questo basta per spaventare la nonna, al punto di andare al piano di sopra. Non sappiamo che figura abbia davvero visto quella bambina, ma una cosa è certa. Qualcosa ha catturato la sua attenzione e l'ha spaventata. Ed è difficile che i bambini così piccoli mentano. Lascio a voi le considerazioni. La sera del 18 settembre 2023, tre amiche si riuniscono per esercitarsi per un saggio di danza. Durante la serata si riprendono mentre ballano, fino a quando non decidono di fare un gioco in camera da letto. Il gioco è una versione alternativa di 1-2-3 stella. Nel momento in cui i giocatori si possono muovere, la stanza deve rimanere al buio, e non appena le luci si riaccendono, tutti devono restare immobili. In questo momento viene catturato qualcosa di davvero inquietante. Guardate. You can only move when the lights are off. You can't move when the lights are on. You have 5 moves to get to me. Are you ready? Oh. Okay. Oh. All right. You have 5 moves to get to me. Yeah.
Turn the light on. Hang on, Ari. Something fell, right? Yeah, it was sitting right here. And it just fell off? Okay. It fell? No, that's how this flew off. There's no way it was here. Fell. Feel how heavy this is. I don't know. Yes, oh, wow. It was sitting right here. Did you touch that? No, she didn't touch it. I don't know. That's. Maybe it was like. Wait. What? Was that already moving? That one? Oh, and like, oh my god, you guys, what the heck? That was okay. So, what? No. What? 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 The cat is. Oh my god. Mentre la stanza è al buio, si sente un tonfo. Oh. Le ragazze sussurrano qualcosa spaventate e poi le luci si accendono. Il cubo di cristallo che era sulla mensola cade senza nessun motivo. Pochi istanti dopo, la lampada sul soffitto si muove e la porta di uno scaffale si apre da sola. Le ragazze escono dalla stanza spaventate e pubblicano il video chiedendo agli utenti sui social di cosa possa trattarsi. Ancora oggi non abbiamo una spiegazione certa e logica che possa spiegare gli eventi accaduti nel video. Secondo voi, che cos'è successo? In questo video, una donna di nome Cheryl decide di riprendere sua figlia dopo che la bambina dice di sentire dei rumori dentro l'armadio. La mamma ha già pubblicato dei video sui social in cui racconta che in casa accadono cose strane. Questa volta succede qualcosa di davvero tanto strano e inquietante. È un giorno come tanti, la bambina sta giocando in camera da letto, quando richiama l'attenzione della madre per dirle che c'è qualcuno nell'armadio. Cheryl comincia a registrare. Don't mind my mannequins, I sew for a living, so... Can you tell mommy what you just said? I think there's something under the door. Under the closet door? Is that what scared you? It's okay. Everything's all right. Il manichino dal nulla inizia ad oscillare e cade a terra, ma in quel momento nessuno si trova vicino all'oggetto. Il motivo per cui ci sono dei manichini in casa è perché Cheryl lavora come sarta e spesso espone i suoi lavori su di loro. In molti attribuiscono la causa degli eventi paranormali ai manichini, ma Cheryl afferma che gli eventi inquietanti si erano già verificati prima del loro acquisto. Pochi mesi prima, la figlia di Cheryl sta giocando nella sua stanza quando viene ripreso questo. La bambina si avvicina all'armadio, come se sentisse un rumore provenire dall'interno. Rimane immobile qualche secondo e poi esce dalla stanza spaventata. Dal nulla la porta dell'armadio si richiude.
Cheryl ultimamente non si è più esposta sui social e ancora oggi non sappiamo cosa sia davvero successo in quella casa. Come al solito, lascio trarre a voi le conclusioni. Nella clip vediamo Amanda, una ragazza che si definisce una medium. Per chi non lo sapesse, i medium possono fare da canale di comunicazione tra la dimensione terrena e quella spirituale, e Amanda è specializzata nel parlare con i morti. Una sera la ragazza decide di fare una live con due amici, ma all'improvviso qualcosa attira la sua attenzione. All of it. Yeah. You good? Like 10 minutes this went on. And I'm like, oh my god, can you stop? Oh, you're looking at your cat. No, somebody just walked through my kitchen and Bobby freaked out. Did you see him run? Yeah. I saw him, yeah. He's still sitting there looking at it. What is it? And his, like, tail is Yeah, switching. I saw his tail. I'll move. Is the person still there? Bobby, you okay? I don't know. It still, like, feels really weird in here, but I only saw it, at, like, for a second. That's also the same direction that when you said that there were... Oh my god, it's Brendan. He's outside now, thank god. Brendan? No, he's not. He's off, Amanda. No, he's not. No, he's not. There is literally... Wait, how'd your door just open? No one's out there. You're lying. How did her door just open? No, I'm not. Is he messing with you? No. Oh, your mom or something. Inizialmente Amanda dice di aver visto qualcuno passare in cucina e commenta anche la strana reazione del suo gatto. Poco dopo l'animale guarda verso la porta d'entrata, come se avesse sentito qualcuno lì fuori. Amanda pensa subito si tratti del fidanzato Brendan, ma quando arriva all'entrata si rende conto che non c'è nessuno. La porta si è inspiegabilmente aperta da sola. La ragazza la richiude, questa volta a chiave, e torna a sedersi sotto gli sguardi perplessi dei suoi amici. Voi avete qualche spiegazione? Daniel Palomino, conosciuto come Gasu Danny su TikTok, posta spesso video di lui che si riprende mentre cammina da solo in posti abbandonati. Il 28 settembre 2023 sta facendo una diretta su Instagram in cui chiede agli spettatori di consigliargli un luogo inquietante da esplorare durante la sua passeggiata notturna, così i commentatori gli propongono di recarsi al centro commerciale accanto alla piazza in cui si trova perché pare sia infestato. Mentre si trova sulle balconate esterne della struttura, Daniel dice di sentire puzza di bruciato. Si guarda attorno per cercare la fonte di quell'odore quando uno spettatore della live commenta dicendo che in quella piazza era avvenuto un incidente qualche anno prima. Un casinò aveva preso fuoco provocando la morte di diverse persone. Daniel pensa subito che l'odore possa essere correlato a quel fatto, quindi spaventato torna indietro e ripercorre le balconate cercando di uscire dalla struttura. Ma qualcosa lo spaventa. Guardate. Sa che si acerca, huevón, che chucha è eso? Oye, me acerco? Ni cagando, voy a grabar algo, oye. Che chucha è eso? Está que camina, huevón. Está que camina. Está caminando. ¿Qué chucha es? Se mueve, se está moviendo, huevón. Broma, ¿qué chucha es eso? ¿Qué chucha es eso, huevón? Huevón, espera. Qué miedo, huevón. ¿Dónde apareció esta? La pessima qualità del video e la poca luce non ci permettono di mettere a fuoco la figura che si sta avvicinando a Daniel. Ma dalla sua voce capiamo subito che nemmeno lui riesce a distinguere bene di cosa si tratta. Decide di tornare indietro di nuovo e scappare. Ad oggi, pezzettini di questa live sono stati postati sul suo profilo TikTok, ma non si sa ancora cosa sia davvero accaduto quella notte. Secondo voi, che cos'era?